L'alimentazione del diabete di tipo 1 è uno dei capisaldi nella terapia. Il bambino affetto da diabete di tipo 1 può seguire un'alimentazione sovrapponibile a quello della popolazione sana. La restrizione è sicuramente sull'assunzione degli zuccheri semplici. Ebbene, nel caso del diabete di tipo 1, incoraggiare alla correzione di comportamenti alimentari scorretti e introdurre delle abitudini alimentari sane. La dieta consigliata nel diabete di tipo 1 è una dieta che prevede la distribuzione giornaliera dei pasti con l'obiettivo fondamentale innanzitutto di garantire un sano accrescimento. È importante conoscere la composizione degli alimenti e in particolare di quegli alimenti, soprattutto i carboidrati, che influiscono nell'aumento della glicemia postprandiale, quindi impostare un'educazione alimentare al riconoscimento di quelli che sono gli alimenti e il ruolo di questi alimenti nel rialzo della glicemia. Nutrienti fondamentali nel processo di accrescimento sono i carboidrati, le proteine, i lipidi. È importante anche il ruolo della fibra. I carboidrati li distinguiamo in carboidrati complessi e carboidrati semplici. Nella dieta di un bambino affetto da diabete è indicato il consumo giornaliero dell'incirca tra il 55 e il 60% di carboidrati totali complessi, preferibilmente integrali. I carboidrati semplici sono gli zuccheri propriamente detti e sono responsabili di un innalzamento rapido della glicemia, e l'assunzione degli zuccheri dovrebbe essere inferiore al 10%, è indicata in realtà soltanto nei casi in cui sono in reale ipoglicemia. Le proteine, il fabbisogno proteico è del 10-15% del fabbisogno calorico giornaliero. Le proteine bisogna suddividerle tra proteine animali e proteine vegetali, all'incirca un 50% di animali e un 50% di proteine vegetali. E un 30% di lipidi. È importante abbattere il contenuto di grassi saturi, che dovrebbe essere inferiore al 10%, mentre bisogna prediligere l'utilizzo di grassi monoinsaturi, tra cui l'olio extravergine di oliva, che fa parte della dieta mediterranea.